Buonasera a tutti, benvenuto sul mio canale YouTube che si chiama Tarocchi di Mano e Sciacallo, sono Manuel. Allora, quest'oggi ho deciso di fare questo video per darvi le previsioni settimanali che andranno da lunedì 22 luglio a domenica 28. Allora, quest'oggi useremo i tarocchi di Corvel, che sono questi, i miei soliti. Allora, la tipologia di stesura è sempre la stessa, quella delle tre carte, e in base alla carta che uscirà io vi dirò le probabili cose che potrebbero succedere durante il corso di questa settimana. Allora, vi ricordo che un interattivo è di una stesura generica, quindi vi ricordo inoltre di non prendere alla lettera quello che vi viene detto, ma visto, cioè vi consiglio di usarlo come dei consigli che i tarocchi ci vogliono dare, insomma, no? Allora, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a iniziare la stesura. Allora, mescoliamo. Allora, la prima carta. Prima carta è il 6 di spade. Allora, con questo 6 di spade, come avete visto che è il 6 di spade, ve lo faccio ripetere di nuovo. Allora, il 6 di spade nei tarocchi è un segno d'aria che presagisce, è basato, diciamo così, sui pensieri e su delle questioni personali, tipo si può basare, dipende dalla carta, anche dai litigi, incomprensioni, cause legali o anche a delle prigioni e così via, ospedali e così via dicendo. Allora, questo 6 di spade io lo interpreto che all'inizio di questa settimana, verso lunedì, martedì, all'apertura, diciamo, voi vi potreste trovare a compiere delle scelte, diciamo, no? A pensare a delle eventuali mosse da fare. A delle eventuali mosse da fare per quanto riguarda la risoluzione di eventuali problemi che si può trattare sia a livello lavorativo che a livello affettivo e sentimentale. Allora, con questa carta ci possono essere dei pensieri che vi state portando dietro, che vi stanno creando delle, diciamo così, delle problematiche e delle ansie, perché vi potete anche sentire con questa carta emotivamente un pochettino, diciamo, bloccati, e state pensando con questo 6 di spade a, come ho detto prima, a risolverlo, a trovare una soluzione. Andiamo a vedere la seconda carta. La seconda carta è il 4 di bastoni capovolto. Allora, per ricollegarmi un attimino a queste due carte, cioè molto probabilmente ci sono delle situazioni, come ho detto prima, che vi state portando dietro, che vi è potuto succedere un imprevisto, diciamo, no? Una litigata con qualcuno, oppure che avete perso anche il lavoro. E adesso con questo 4 di bastoni vi sentite un pochettino spaesati, no?
Cioè, dalla stabilità molto probabilmente che avevate, siccome potrebbe anche significare che avete perso un contratto di lavoro o per licenziamento o per fallimento di una azienda, e quindi oppure che avete dovuto anche spostarvi, cambiare sede, diciamo, del lavoro, no? Della sede principale del vostro lavoro. Adesso magari l'azienda vi ha trasferito in un'altra città e questa è una situazione che vi sta creando dei problemi perché magari non ci siete abituati a fare determinate cose per recarvi nel lavoro, no? Oppure che vi sono può essere anche che vi hanno, come dire, dimezzato le vostre ore, oppure che state aspettando dello stipendio che ancora non arriva, oppure che qualcuno sta cercando, in base a questo 6 di spade e questo 4 di bastoni capovolto, sta cercando di ostacolarvi per una semplice rivalità, no? Nel campo lavorativo. Ripeto che questa scienza si può basare sia a livello affettivo che quello che dico, insomma, che a livello lavorativo. Io parlo a livello lavorativo perché le carte si basano a livello lavorativo professionale. Scusate, c'è un'altra cosa da ricordare, che le carte di bastone si possono basare anche su la passionalità, quindi possiamo aggiungere, per aggiungere qualcos'altro e non lasciare così la stessa, così vuota, diciamo. Priva di pochi concetti, perché siete tante persone, e per prendere un pochettino a tutti aggiungo qualcos'altro di mio. Potrebbe essere che in base a questo 6 di spade e questo 4 di bastoni, siccome le carte di bastoni si possono riferire anche alle passioni. Alle passioni sentimentali, quindi possiamo aggiungere che con questo 6 di spade ci sono dei pensieri, perché voi magari con un rapporto sentimentale che avete, o di extraconiugale o che sia normale, ci siano dei pensieri che questo uomo, questa donna che state pensando, si è allontanato da voi per dei motivi di litigio che possono variare, e questa situazione vi sta creando delle problematiche, oppure che si è dovuto allontanare chissà per lavoro, e in questo momento poteste essere anche lontani, no? E questa cosa ha creato o dei litigi o vi sta creando dei pensieri, perché magari in base al suo modo di comportarsi, non siete così tanto sicuri, no? Che questa storia continuerà. Allora, terza carta è il Re di Coppe. Re di Coppe, lo mettiamo qua. Allora, con questo Re di Coppe si tratta di una situazione sentimentale verso la fine della settimana, o affettivo sentimentale, che potrebbe essere anche un rapporto di amicizia, che avete avuto delle probabili discussioni e questa persona a cui ci tenete tanto si è allontanata, magari per un semplice malinteso che ci sia tra voi due, non lo escludo. Allora, verso la fine della settimana, nel weekend, sabato e domenica, con questo Re di Coppe invece si parla di una persona che molto buona a livello caratteriale, sensibile, no? Che vi potrebbe dimostrare di tenerci a voi, se è questo che state cercando, perché queste due carte precedenti parlano anche dell'insicurezza personale che avete voi, no? Dei dubbi, magari molto probabilmente c'è stato anche qualcuno che vi ha riferito delle cose, vi potrebbe anche aver riferito delle cose che non sono del tutto veritiere, e questo dentro di voi ha creato ancora più confusione e ansia, no? Allora, con questo Re di Coppe, se si parla di questioni sentimentali, vi potete
potreste relazionarvi con questa determinata persona che è molto sensibile e innamorato di voi. Quindi gli equivoci che si sono stati in precedenza andranno a chiarirsi, no? Perché essendo innamorato di lui, di voi, scusate, questa persona potrebbe ritornare a cercarvi nuovamente se ci fosse stato un probabile allontanamento, no? Invece, se si tratta di lavoro, con questa carta con il re di coppe, potete nella fine settimana contare sull'aiuto di un uomo, anche può essere un familiare, un padre o un fratello o un amico, anche qualcuno diciamo che vi vuole bene, che vi aiuterà a sistemare le probabili difficoltà che state vivendo, e vi darà una mano a poterli superare con tranquillità, insomma. Quindi, insomma, questa settimana all'inizio e a metà è un pochettino con alti e bassi, ci potrebbero essere delle questioni, diciamo, che emotivamente influiranno negativamente su di voi, che potrebbe trattarsi anche di eventuali litigi, ma tutto sommato queste cose sono passeggere, diciamo, nulla di grave, o almeno spero, ma dalle carte non si sono dei semplici contrattempi o dei litigi così che finiranno per chiarirsi, perché alla fine della settimana c'è questo sostegno da parte di questa persona che lo potreste ricevere, no? Oppure, se invece, per aggiungere qualcos'altro ancora, se invece questo re di coppe siete voi stessi che state avendo dei problemi personali, potreste, diciamo così, con questa carta rendervi conto della situazione e magari decidere di voltare pagina e proseguire per la vostra strada, no? Senza farvi, diciamo, una malattia o una così, senza stare troppo in vista con questi eventuali problemi precedenti che magari vi state portando dietro da un bel po' di tempo. Allora, con questa stesura io ho terminato, e vi ricordo che per chiunque volesse iscriversi al mio canale mi può. Volesse iscriversi al mio canale, scusate, mi fa piacere, può attivare la campanella, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video sarete aggiornati e potete vederlo. Invece, per chiunque volesse informazioni su come avere un consulto personalizzato con me, mi può scrivere alla mia email nelle 84231@gmail.com, oppure mi può scrivere sulla mia pagina Facebook, che si chiama Magia e non solo. Allora, per questo video è tutto. Io vi auguro una buona continuazione di serata e un abbraccio, e per favore evitate i commenti sgradevoli, soprattutto se siete dei profili Facebook, dei profili fake, che non sapete nulla del discorso e state lì solo per dare fastidio alle persone che offrono un servizio, soprattutto in maniera gratuita e senza, diciamo così, avere un secondo fine, no? Io penso che se anche voi lavoraste e qualcuno vi prova a dare fastidio, questa situazione vi dà un po' sui nervi, no? Quindi, come voi pretendete rispetto da parte delle altre persone, prima insegnatevi a rispettare soprattutto il lavoro altrui. Se non credete nella magia, nella cartomanzia o chissà qualcosa altro, non è un problema mio, non siete obbligati a, diciamo, a vedere i miei video, non vi obbligo. Allora, dopo di questo, scusatevi per questo piccolo sfogo, vi auguro una buona serata e a risentirci al prossimo video. Un abbraccio a tutti, ciao!